frane e smottamenti. Le nostre vie di comunicazione sono sempre più colpite da interruzioni dovute al maltempo e dall'incuria dell'uomo. Siamo stati nel Catanzarese e nel Cosentino. A Lamezia bloccata la strada Lamezia-Reventino, con una frana preoccupante anche vicino al quartiere Bella. Poi siamo andati ad Amantea, a Campo da San Giovanni, dove ancora la statale 18 è martoriata dalle mareggiate. No, siamo messi malissimo, anche perché io non so cosa raccontare a chi telefona e già ho delle prenotazioni per la prossima estate. E sinceramente io mi sento umiliato. Oggi in Zoom. Allora, siamo incontrati a Magolà a Lamezia Terme. Vieni, avvicinati, perché qui ci sono, siamo proprio sul posto della frana, ci sono anche dei mezzi in questo momento e del personale dell'amministrazione provinciale di Catanzaro. Questa è l'area tecnica, vi ricordo che questa è una strada provinciale. Ci sono dei tecnici, andiamo a vedere che cosa ci dicono. Quel movimento franoso, guardate, che ha bloccato la strada qui da Lamezia, si va a Platania per poi arrivare Soveria e Decollatura. Questa è la frana che ha bloccato completamente il transito e in questo momento stanno verificando che cosa è successo e che cosa si può fare per poter riparare la problematica con la frana. Vediamo, qua abbiamo un'altra frana e stavolta ci è andato bene che non è morto geologi. Nessuno, non bisogna essere dei geologi, detto per questo capire. Accomodate, vi sta registrando. Ah, ecco. No, tanto per tanto è conoscenza anche dei cittadini, quindi bisogna intervenire da sopra, dite voi. Bisogna prima intervenire sopra, naturalmente per la raccolta delle acque, perché altrimenti ci troveremo da qui a una settimana nelle stesse condizioni, e forse peggio, perché in questo momento ci è andata bene, perché nessuna persona è passata e quindi diciamo così non è successo nulla di grave. Ma se per ipotesi dovesse continuare a piovere e non togliendo la, diciamo così, la concausa di sopra, ci troveremo probabilmente forse a qualche cosa di più grave. Questo è il concetto. Assessore, ci sono i tecnici della provincia, sono venuti qui a verificare. No, sì, i tecnici della provincia sono intervenuti già il primo giorno, hanno verificato insomma quale potevano essere intanto, qual era la problematica, come si poteva intervenire, qual era la causa. Abbiamo individuato qual è la causa soprattutto di che riguarda soprattutto la parte superiore, perché c'è una vasca, si erano tappate insomma una parte di acqua, di riscorrimento di acqua, e quindi si era creata una vasca nell'attizzazione nella parte alta della montagna, e quindi poi tutta questa massa d'acqua ha creato questa frana, per cui bisogna risolvere il problema a monte di questa lottizzazione. Il comune si è fatto carico di risolvere al più presto questo problema, perché se no ci ritroveremo tra qui una settimana, che è prevista pioggia per un'intera settimana, ma nella stessa problematica. Noi ovviamente ci stiamo facendo carico, ma di nostra competenza, di liberare la strada al più presto, quantomeno in una corsia, per dare la possibilità anche alla gente che abita di creare il meno di servizio possibile. Sì, perché sopra c'è Magolà, c'è un quartiere di liberare al più presto, però sto abitato Magolà, metterli in sicurezza per non creare nemmeno problematiche di nessun tipo. Allora, per capire, però chiedo subito, però il comune dovrebbe provvedere sopra questa... Il comune, certo, il comune provvederà a tutte le sue incombenze, esamineremo benissimo sopra quali sono praticamente le opere che bisogna preparare, in maniera tale che non si verifichi almeno questo apporto ulteriore di acqua che è stato causa, dice la provincia, del movimento. Verificherete questa vasca sopra, che cosa? Sì, appunto. C'è un movimento franoso nelle zone di Bella, nel territorio di Lamezia, Timpone. È un territorio tutto quanto sottoposto a frana. Quando poi negli strumenti urbanistici che andiamo a predisporre mettiamo in evidenza qual è lo stato del territorio, c'è una sollevazione generale, che tutti quanti vorrebbero che tutta quanta la zona del territorio fossero edificabili. In realtà con il nuovo piano strutturale teniamo conto proprio di questa emergenza che ci ha
il comune di Lamezia e il territorio del comune di Lamezia. Se ci sono dei vincoli così forti, questo è il motivo per impedire che possano succedere di queste cose. È chiaro che su Magolà c'è un carico urbanistico notevole, no? È un quartiere praticamente per cui succede questa cosa. Tempistica. Per fortuna niente di pericoloso, no, tempistica speriamo di fare tutto molto velocemente, cioè nei tempi più rapidi possibili, come si dice? Controllo e poi pulizia della strada da parte della provincia, una settimana? Sì, speriamo di sì, speriamo, una settimana. Speriamo di riuscire a fare questo. Grazie. Intanto vediamo, vieni Ivan, intanto che ci sono io i tecnici della provincia, però vorrei chiedere, lei giusto? Lei si chiama? Io sono Domenico Lagamma, sono in questo caso nelle vesti di geologo dell'ente. Ah, quindi la persona giusta, vabbè, voi il settore che vi riguarda è soprattutto la parte della strada, però lei che idea si è fatto del movimento franoso? Sì, questo tipo di frana, se vogliamo giusto definirla frana, è dovuta ovviamente alla... Come la definirebbe? Più tecnicamente? Un normale smottamento dovuto alla coltre superficiale. Quindi una cosa più tranquilla, ecco. Sì, è sicuramente più tranquilla, ma non meno pericolosa per la pubblica incolumità, perché per creare un documento alla pubblica incolumità è sufficiente una pietra di 10 centimetri, insomma, che cade su una macchina la sprofonda. Il problema qual è? Questa coltre di ricopertura è in realtà la parte fine di questo complesso, non sono altri che prodotti d'alterazione degli scisti della roccia, degli scisti di cui è formata la montagna. Scisti che peraltro sono tutti fratturati, per cui non hanno la consistenza tipica della roccia. Quindi molto friabile, diciamo. Molto friabile. Le piogge che cosa contribuiscono a fare? Contribuiscono a saturare la parte fina, proprio ad imbibirla completamente, e quindi facendo perdere quelle caratteristiche geotecniche proprie della parte fina, e quindi si mollano perché le pendenze sono quelle che sono, tutto quanto. Ora si tratta di valutare un poco, eliminando eventuali concause che contribuiscono ad aumentare gli effetti dannosi delle piogge, a vedere come agire interferendo con la scarpata, considerando quali sono le condizioni. Provocatoriamente dico che in questi casi le gallerie paramasse sono efficacissime, però capisce bene che... Quali sarebbero le gallerie paramasse? Le gallerie artificiali per proteggersi da crolli da monte, significa non essere realistici, perché parleremmo di fantapolitica. Oppure le reti, io adesso non so. Le reti trattengono la massa solida, ma il terriccio comunque viene via dalle reti, e mancando l'appoggio alla pietra isolata, allo spezzone di roccia, automaticamente quello non può essere retto da una semplice rete, perché questo volume una qualsiasi rete non l'avrebbe retta. Quindi era quella che si mettono sui costoni in autostrada, va? Ma sui costoni quando c'è la roccia, allora funziona. Se dopo la roccia è inglobata in questa parte fine, che è la parte predominante della formazione rocciosa, è inutile, è vanificata. A meno che venga tutto rivestito, che ne so, faccio un esempio di gunite, che è una tecnologia particolare che serve a proteggere dall'erosione la scarpata. Quindi tanti bei soldi, insomma. Le soluzioni tecniche ovviamente sarebbero infinite. Il problema è che con la contingenza attuale dobbiamo cercare di mettere in sicurezza la strada, cercando di economizzare al massimo la spesa. Praticamente che tempi secondo lei? Allora, tempi per aprire la strada ci deve aiutare Giove Pluvio, nel senso che noi, eliminata le eventuali concause che contribuiscono ad imbibire ulteriormente il costone, potremmo da subito, a valle di questa eliminazione, pulire la scarpata e valutare se è sufficiente quel tipo di lavoro,
a mettere in sicurezza la strada, oppure a livello cautelare per il momento, visto che purtroppo l'estate ancora è lontana, cautelativamente consentire una corsia solo. Io ve ne diceva una settimana il responsabile del comune, forse un po' poco. Una settimana per me basterebbero 3 giorni per la parte che ci compete. La provincia. Se domani piove abbiamo vanificato tutto quello che ci siamo detti fino a mo. Grazie, buon lavoro. Intanto facciamo vedere, vieni Ivan. Prego. No, io credo che sia stato una tecnica. No, stia tranquillo, va benissimo così. Le spiegazioni sono state date nel dettaglio, quindi. Scusi la mia ignoranza, lei è? Io sono ingegnere Costanzo, dirigo il settore viabilità Avetino e ci siamo visti a Via del Progresso. Ah sì, certo. Devo dire che lì a Via del Progresso sono stati bravi, insomma avevano previsto qualche mese prima, però poi hanno. Sì, però abbiamo fatto delle opere in più, abbiamo fatto, spero, una bellissima illuminazione, abbiamo esaltato l'ingresso della città, che era la cosa anche che ci premeva molto, abbiamo ritengo messo in sicurezza l'arteria. Insomma, ritengo che abbiamo dato lustro alla città di Lamezia, perché un accesso di questo tipo dà già un segnale importante. Poi è chiaro che è tutto migliorabile, è tutto perfettibile, spero a fine mese, perché abbiamo previsto anche delle aiuole verdi, irrigazione, una cosa insomma fatta bene, però purtroppo il tempo non ci aiuta, non riusciamo, probabilmente a fine mese o penso dopo le vacanze inaugureremo, speriamo, con i tappeti verdi. Fatti benissimo. Fatti un'inaugurazione ufficiale. Sì, facciamo un'inaugurazione ufficiale, anche perché abbiamo riammodernato tutta Via del Progresso, compreso la rotatoria, quindi la parte di competenza provinciale è stata oggetto di grossi investimenti che prevedono almeno una segnalazione ai cittadini di apertura ufficiale, seppure noi abbiamo comunque preferito usare una linea comunque che contemplava il fatto che i cittadini potessero comunque passare, potesse per non andare, perché quella è una strada. È stato fatto, mi pare. Sì. È stato fatto, quindi i lavori fatti in presenza di traffico, ad onore, per dire la verità, dell'impresa che si è comunque cimentata a lavorare in presenza di traffico è sempre più difficoltoso, si rende di meno, però per questo non sui tempi non entrerei, perché abbiamo messo altri 180.000 euro in più per finire questi lavori e per fare queste opere complementari, per cui i tempi in teoria, i lavori sono finiti, a meno dell'aiuole i lavori sono finiti il 10 mi pare di questo mese, però noi siccome dobbiamo fare le strisce delle opere complementari, dopo le vacanze di Natale, di Pasqua, penso che le apriremo ufficialmente con l'inaugurazione con i cittadini. Va bene, ci saremo, quando un'operazione si chiude positivamente, siamo qui per criticare a volte, no, però dobbiamo anche esaltare. Era una promessa che avevamo fatto in una recente posta, le foto, si vedeva il prima e dopo, adesso prima e dopo. È reale. Sì. Arrivederci. Ci vediamo all'inaugurazione. Qui una settimana, ci diceva il suo collega, speriamo. Il problema è un po' legato al fatto che molte zone non si vedono, quindi sono delle rocce pericolanti, e se continua ad arrivare l'acqua da sopra, siccome è una selva, io dovrei salirci adesso, se ci riesco, con pericolo, perché si rischia anche di scivolare, mandare dei mezzi, degli uomini là, è pericoloso se non capiamo. Però la causa dell'acqua che arriva da monte la dobbiamo eliminare, il comune si è impegnato, ritengo che sia una cosa fattibilissima. Poi dopo noi evitiamo, perché siamo venendo dalle Terme di Caronte, dove anche lì c'è una situazione. C'è anche lì una. Sì. E siccome arrivano massi enormi, abbiamo visto che il pericolo per i cittadini, noi apriremo anche subito, però ritengo che poi basta un incidente a vanificare tutto l'impegno, solo perché questo è una questione proprio di rimuovere la causa e poi aprire la strada. Cosa facilmente risolvibile, ecco, sì, pensiamo. Sì, è una questione facilmente, no, compatibilmente con i fondi delle singole amministrazioni si può risolvere in giro di una settimana serenamente. Fermo restando che abbia una settimana di pioggia, per cui. Andiamo a vedere cosa succede. Vediamo cosa succede. Grazie ingegnere. Salve. Allora vieni Ivan, così vi facciamo vedere che cosa è successo. Guardate qui che massi, la grandezza di questi, pensate. La pericolosità, no? Quando è successa la frana, se qualcuno passava qui, addio, era spacciato. Ecco qui, vieni, così lo vediamo da quest'altra. Qui si sale a Magolà, poi a Platania e poi sul passo di Acquavona. Guardate qui il movimento franoso, il tecnico della provincia si diceva non proprio frana, ma smottamento. Però intanto
la pericolosità c'è stata e qui bisognerà comunque sgomberare un po' tutti questi massi. Vediamo che cosa succederanno, tecnici, comune, assessore e altro personale, tutti quanti ci dicevano che probabilmente se non piove, stiamo registrando il mercoledì, oggi è mercoledì, entro una settimana dovrebbe essere risolto, staremo a vedere. Allora, lì è l'entrata, via Madonna della Spina, siamo sopra il quartiere Bella, guardate qui il movimento franoso su questa strada, vi vogliamo far vedere questo movimento franoso, guardando in alto, ecco da lì, guardate cosa sta scendendo sotto in questa zona. Questo movimento ha provocato poi, come vedete, lo scivolamento, chiamiamolo così, di questa strada. Questa era una stradina, a dir la verità è una strada privata, però è una strada che poi porta a due o tre palazzine, ci saranno 5-6 famiglie, no? Lo chiediamo a Raffaello Conte, che conosce bene la situazione di questi movimenti franosi, anche perché molte volte come protezione civile loro sono costretti a dare una mano a chi è rimasto lì. Bene, non li conosciamo, sappiamo che sono delle criticità alla Mesia, un'altra delle criticità più potenti è questa qua di Contrada Casture, dove c'è la chiesetta che sta venendo giù, no? Quella è molto pericolosa, che poi si riflette su Calì eventualmente, se va giù bloccherebbe il fiume, com'è? Anche... Certo, piuttosto abitato Calia, no? Di Lamezia. Poi andiamo a vedere questa qui. Calia. È visibile questa qua? C'è la chiesa che sta cadendo, è da sempre che è così, quindi voglio dire, ma questa in maniera più evidente è un fronte quasi di un centinaio di metri, sta venendo giù, gli alberi sono piegati addirittura sotto. Guardalo tu con la telecamera, quello che sta parlando. Da vedere. Quello di cui stiamo parlando lo vediamo, guarda, eccolo. E siccome non è stabile, perché con le ultime piogge di due giorni fa si è spostata ancora, e allora nelle ipotesi di ulteriori piogge può succedere veramente che frana tutto qua. In questo momento, in questo luogo qua, c'è uliveto, sono ticini e niente più, insomma, no? La pericolosità sta sul fatto che sono... Intanto isolate delle case. Una mi pare che sia quella lì sotto, no? Sì, per arrivare lì abbiamo aiutato l'altra volta i proprietari, perché abbiamo portato su delle bombole da un centinaio di chili, perché ci sono difficoltà per arrivare lì. Anche bombole di gas? Sì, bombole di gas, ma poi abbiamo lasciato i nostri numeri nell'eventualità che ci sono problemi, insomma, in queste sorelle possiamo andare. Certo. E abbiamo delle difficoltà per arrivare, insomma, se non con i gipponi quelli potenti. E l'altra pericolosità è che le case qua sono abbastanza vicine, quindi se il movimento franoso si allarga e così via. Sì, perché ce ne sono anche sopra qui, potrebbero, sì, potrebbero scendere a valle, guardate lì. La... Non è questo il problema è che tutta questa collina, vedi, è tutta sospesa, quindi voglio dire, il movimento franoso è ancora dall'altra parte, le case sono a 70 metri, insomma, no? Quindi è tutto un'incognita. Questo è un quartiere, tra l'altro, densamente abitato, quindi attento a non cadere, che sei proprio vicino al precipizio. Vieni Ivan, vieni più qua. Guardate, questa stradina ormai è impraticabile, né tantomeno si può rischiare ad attraversarlo. Questo qua dà meglio l'idea con la telecamera, vedi? Vieni, ma gli alberi gira di qua. Gira di qua che... Nel senso dello smottamento, vedi, sono quasi 200 metri, anche di più, guarda, a scendere giù. Di sotto su questo movimento, cosa c'è lì sotto? C'è un fiumiciattolo, quindi potrebbe anche bloccare. Potrebbe bloccare e creare una piccola diga, piccola insomma, secondo com'è la situazione. La gravità del fatto, intanto il comune è intervenuto, voglio dire, per quello che poteva fare, anche perché è una strada privata, ma voi mi insegnate che se non migliorano le condizioni atmosferiche non si può fare assolutamente niente, no? Non è che si può operare in nessun modo. Perché noi vogliamo, perché il servizio televisivo, innanzitutto per farvi vedere che cosa è successo, no? Per dare un po' di cronaca, e poi comunque perché bisogna fare attenzione. Io non so come possa essere nata questa frana, se ci sono
né possiamo rischiare a dire qualcosa. Appunto, non si riesce a capire. Il problema è che c'era, dicevano, un canale di scolo che è stato spostato, ma comunque la situazione idrogeologica non è delle migliori qua intorno alla Lamezia, no? Voglio dire, la frana di Magolà, ma anche sotto, per esempio sotto al timpone, ci sono stati movimenti franosi. Insomma, quando piove più di 10-12 giorni il problema è questo. Quindi la difesa idrogeologica delle colline intorno alla Lamezia non è delle migliori, quindi è chiaro così, no? Secondo te cosa si potrebbe fare per sorvegliare, no, per monitorare per evitare problemi, no? Monitorare, io ti ricordo la frana di Maiarato, che fu immensa, no? Proprio quando c'era una troupe televisiva. Speriamo che non avvenga adesso, ma è venuta giù tutta la montagna, quindi è tutto un'incognita. In questi casi qua bisogna semplicemente geologicamente vedere com'è il terreno, quindi ci vogliono studi, situazioni, cose. Intanto vabbè, garantire alle persone l'accesso e anche l'agibilità sanitaria, diciamo, no? Per il resto in questo momento qua non si può fare proprio niente. Qualsiasi cosa viene mossa, intanto poi ci sono anche questioni burocratiche, ed è questa una grossa frana, no? Ma in altre situazioni succede che se tu sposti la terra da un terreno all'altro non lo puoi fare, cioè voglio dire, ci sono anche questi impedimenti amministrativi. Se non c'è l'immediato intervento di un organismo di protezione civile sovracomunale che può fare queste cose, in questo momento qua non si può fare assolutamente niente. Ed esiste questo organismo? Credo di sì. Cioè, no. La protezione civile nazionale, che dovrebbe agire su queste cose. Ma in conseguenza quella regionale. Sono anche quella regionale, ma ci sono migliaia di smottamenti, di frane, di situazioni. Poi gli ambiti più pericolosi possono essere questi. In questo momento qua potrebbe succedere di tutto, non è che dobbiamo allarmare la gente, ma tu vedi il fronte com'è, vedi com'è la situazione. È disabitata questa zona, ma le case sono a 70 metri, quindi voglio dire, speriamo che non succeda niente, insomma. Ecco, vedi, guarda. In questo momento, sì, si è mosso in questo momento, lì sotto, guarda. Si sta è una pietra. Se ci spostiamo di qua forse sarebbe il caso. Sì, perché l'abbiamo visto proprio in questo momento. Senti, visto che intanto guardiamo. Visto che parlavamo di protezione civile, l'altra volta, vorrei tornare sull'argomento, visto ne approfitto che ci sei, perché l'altra volta sei qui e volevo parlartene. L'altra volta sono stati consegnati dei mezzi a delle associazioni di volontariato della protezione civile da parte di quella nazionale, poi la regionale ha distribuito, non so, ha fatto un bando, adesso sì, ecco. Sì. Siccome voi siete quelli tra i più operativi nel territorio, a nostra conoscenza senz'altro, ma a conoscenza anche della protezione civile regionale, a voi non è stato consegnato nessun mezzo? No, da 35 anni che facciamo protezione civile non ci è stato mai consegnato nessun mezzo. La cosa oltremodo grave è il fatto che siano stati consegnati poco prima delle elezioni. Poi è chiaro che sono stati consegnati dei moduli antincendio, tu ben sai, noi ne abbiamo 42 di mezzi, fra cui 5 moduli antincendio, compresa una grossa cisterna. E sarebbe stato il caso che, malgrado tutto, anche se poi non la rifiutiamo perché non vogliamo mezzi, vogliamo che vengano donati ad altri, insomma, no, altre organizzazioni, ma poi abbiamo visto che sono state date, guarda che si sta muovendo qualcosa, sono state date alle stesse associazioni i soliti noti, voglio dire, questi mezzi antincendio che noi onestamente alla mezza non vediamo, insomma, noi vigili del fuoco ci ammazziamo d'estate a fare di tutto di più, ma non vengono a noi utilizzati, no, non ci vengono a noi, non mi danno una mano, non vi aiuta. Beh, non li avete visti in giro, ecco. No, anche perché non abbiamo santi in paradiso, non abbiamo. Malgrado tutto, insomma, agiamo da soli, sempre come riferimento, però abbiamo la Protezione Civile Nazionale che ci sembra consona, non ci sembra irriverente, non ci sembra attaccata a nessun organismo parallelo, perché non è tanto. Riferisci politico? Sì, voglio dire, la Protezione Civile, no, quando noi l'abbiamo formata nell'80, dopo la tragedia di Vermicino, era questo impegno della gente, delle persone, a poter aiutare gli altri, no? E questa deve essere la nobiltà delle cose che venivano ad essere. Invece la Protezione Civile, io penso che con questi ultimi scandali del posizionamento della questione Lampedusa, di questi immigrati, qualcuno andrà in galera, perché
sono stati sistemati in posti non consoni, adesso è finita questa emergenza, ma qualcuno, voglio dire, rischierà di grosso, perché non si possono mettere le persone e poi contestare il CIE, no? Anche nel comune di Lamezia, voglio dire, no? Qualcuno fa finta di non sapere, ma queste persone sono state sistemate in posti dove la disponibilità è oltremodo conosciuta, insomma, no? Invece quelli che venivano anche durante il conflitto della Libia, quelli che poi ultimamente sono stati sgomberati, c'erano due centri, uno a Feroleto e uno a Falerna, mi pare, no? Sì, a Feroleto, a Falerna e a Santa Maria, in un posto dove c'erano 150 persone. Adesso non ci sono più, credo. Però l'unico che se ne è avvantaggiato sono stati i proprietari delle strutture, fatiscenti o capannoni o altro, che hanno usato questa cosa qua, insomma, no, però nessuno dice niente, quindi gli aspetti di democrazia, le associazioni che se la prendevano contro il CIE, che finalmente è stato chiuso, ma probabilmente verrà riaperto, non hanno mosso un dito per dire questa sconcezza, insomma. Quindi la Protezione Civile, al di là dei mezzi distribuiti poco prima delle elezioni, insomma, non è quel senso di solidarietà e di aiuto per gli altri che dovrebbe essere. Cioè io della Protezione Civile regionale pongo dubbi seri su interventi, su cose, su situazioni, ma non tanto perché non danno a noi i mezzi, insomma, no? Anche perché noi, quando in qualsiasi grossa emergenza, noi facciamo riferimento alla Protezione Civile regionale, nazionale, che ci porta in giro per tutto il mondo. Qua, come si dice, santi nello stesso paese non se ne creano, insomma, no? Tra l'altro queste persone che sono state sgomberate, che scappavano dal conflitto della Libia e via dicendo, sono in giro perché è scaduta l'emergenza, mi pare che gli siano state consegnate 500 euro a testa, sì, no, e sono in giro. Il danno è la beffa. Una volta che sono stati sgomberati il 28 di febbraio, mi hanno chiamato dicendomi, organi di polizia naturalmente, organi dello Stato, ma perché non te li prendi gratis naturalmente, no? E li tenete con voi. Abbiamo fatto per alcuni, insomma, quest'opera, qualcuno che aveva delle visite addirittura, no? Prenotate, mo dico io, no? Tu cooperativa, che non voglio fare il nome, Promidea, no? Che sei gestore di questa cosa, lo puoi tenere una persona che è stata con te un anno, per la qualcosa tu hai lavorato e anche perché potesse fare sta visita il lunedì, il martedì? No, sono state tolte. Visite mediche in pratica. Queste sono state tolte come dei pezzenti, voglio dire, no? Invece noi l'abbiamo ospitato, hanno fatto queste visite, quello che dovevano fare, e poi sono andati via. Cioè nemmeno la decenza di questa piccola cosa. Allora voglio dire, veramente poi siamo, come si dice, altro che frane, siamo a testa in giù. Va bene, questa è la frana, l'avete vista, io credo che sia veramente difficile poter recuperare questo tratto di strada, oddio, lavorandoci, ma qui la frana, come vedete, scende da sopra, bisogna veramente lavorarci e capire che cosa sta succedendo. Va bene, grazie Raffaello. Intanto vado, mi dicevi di quella della chiesetta lì Casturi, è un'altra criticità di quelle potenti, perché lì praticamente sta scendendo giù la montagna e c'è una specie di bradisismo, ecco, voglio dire, non è evidente, però quando poi viene giù tutto, voglio dire, come la stessa frana che esiste a Reventino. Sotto il Reventino c'è un grossissimo movimento, addirittura la montagna si sta spostando. Infatti adesso vi faremo vedere anche le immagini di Magolà, dopo lasceremo Raffaello e ce ne andremo a Magolà, perché lì la strada è interrotta per Platania e siamo qui quella è marginale sulla strada. No, voglio dire, gli smontamenti, quello è un punto, quando ci sono incendi praticamente tu vedi un dirupo immenso, voglio dire, no? C'è un'asperità che è proprio incredibile, quindi quelli là sono molto pericolosi, quindi possono anche la curva di cosiddetta di Barisco, se tu vai a vedere sotto, sta andando giù, va bene? Quindi ci sono dei movimenti franosi che insistono su quella zona là, non a caso sono... Sul basso Reventino, dici tu?
Sì, no, ma anche lì, voglio dire, dove c'è il castello, com'è che si è formata là quelle grosse pietre, da che parte sono cadute, da qualche parte sono venute giù, quindi notoriamente, insomma, ci sono questi smottamenti. Se tu vai a Magolà, quella è una frana che è stata si è creata dopo il muro che è stato costruito, perché non è stato terrazzato proprio sopra, però dalla parte di sotto, scendendo dalla strada che va dal soccorso, la strada vecchia, a scendere al timpone, ci sono altri smottamenti in corso che sono forse più pericolosi di questo di Magolà. Anche perché lì il centro è abitato. Sì, ma c'è il fiume, capito? Allora voglio dire, si vede che il terreno scende, quindi... Poi ce ne andiamo anche sulla costa tirrenica, qui c'è questo tratto che veramente è martoriato dal mare, e ci riferiamo a quello che c'è da Falerna fino ad Amantè. Andremo a vedere anche lì il tratto, no? C'è il mare, come si dice sempre, si riprende ciò che è suo. Noi siamo niente, siamo pochissima cosa. E l'altra volta è passato un meteorite sopra la Mesia, io passo per pazzo, no? È stato visto passare, non l'ha visto quasi nessuno se non poche persone. E in quell'attimo... Hai visto una scia luminosa, cos'era? L'ha visto mio fratello, che è molto più serio di me, va bene? Ed è rimasto, eravamo al telefono, è rimasto allucinato per 7 secondi. Questa cosa qua è passata in 3 secondi, è passata sopra la piana ed è andata a finire a mare probabilmente. L'hanno vista in pochi. Ma l'impressione di questo fatto qua ti fa rendere così piccolo, no? E che dici, insomma, tutto può avvenire, non siamo assolutamente niente, nessuno. Siamo piccole cose. Le piccole cose. Questo è il porto di Campora San Giovanni di Amantea, il porticino, definiamolo così. Siamo sulla statale 18. Ecco, in questo momento il traffico è a senso unico alternato, vedete c'è il semaforo, in questo momento è verde, e quindi come vedete qui il traffico non può andare a doppia circolazione. Vieni, vi faccio vedere cosa è successo qui sulla statale 18, prego, così facciamo capire che qui bisogna fare qualcosa, perché altrimenti ancora per qualche altro giorno, in caso di mareggiate, qui si bloccherà veramente tutto sulla statale 18. Ecco, questo è il tratto di strada che è crollato. Attenzione qui, guardate, è tutto crollato qui, sono stati messi alcuni massi adesso, ma in pratica, ecco, ricordo che stiamo percorrendo a piedi la statale 18, siamo tra Nocera Terinese e Amantea, prima di arrivare a Campora San Giovanni, vedete qui è tutto crollato. Ecco, si vede il mare proprio qui vicino, guardate, è tutto andato giù. Questo è successo qualche giorno fa. Ecco, quello è il porto in lontananza. È un disastro. E secondo me c'è anche spreco di denaro pubblico. Perché? Mi faccia capire. Perché la provincia di Cosenza ha presentato un piano alla regione Calabria, che noi un po'... Lei è proprietario di questo hotel, Valle del Sole. Cioè la provincia per iscritto ci dà 500.000 euro, poi al comune di Amantea ce ne sono altri 500.000. 500.000 da Amantea, al comune di Amantea, poi gli altri 500.000 a chi? E la provincia di Cosenza ce l'ha dato per iscritto. A chi? Al comune? Ecco, per sapere a chi ha dato questi soldi. Sì, c'è stata una conferenza dei servizi. Perfetto. Ecco tutto. Perfetto. Insomma, l'ANAS era impegnata a fare la direzione dei lavori e via seguito. Insomma, la somma mancante si potrebbe aggirare a 1,5 milioni
Questo per mettere, diciamo, in sicurezza questa zona. Questo pezzo di strada col progetto presentato da già pronto. 3 milioni e mezzo di euro. L'ANAS adesso ne sta spendendo, secondo me, più di 1 milione per mettere in sicurezza la strada. Perciò che dicono, se con 1,5 milioni si poteva aggiustare definitivamente il tutto, non vedo, per me è spreco di denaro. Perché si stanno buttando i soldi per mettere in sicurezza? No, quando potrebbero provvedere subito al bando? Esatto, no, c'è il bando per farlo, il progetto. Certo, il progetto è pronto, cioè, il progetto. Ci sono fatto senza spese la provincia di Cosenza, cioè che non ha costato niente, perciò che si era scesa la cifra. E perciò che per me è spreco di denaro pubblico. Stanno aspettando cosa? È che qui arriva un'altra mareggiata. No, lunedì la strada la metteranno in sicurezza, incominciano lunedì. Poi farla ritornare a doppia circolazione. Sì, almeno così hanno detto, anche perché per nostra fortuna passa il Giro d'Italia. Allora devono finire prima del 7 maggio. Ah, e passa proprio da qui sulla costa Tirreni. Ah, e allora c'è tanto che la mettono subito l'area giusta. Sì, ma difatti dovrebbero iniziare lunedì i lavori e ci hanno promesso, insomma, che quanto prima. Vabbè, almeno su quello. Per me l'ANAS si giustifica giustamente, io posso intervenire nel mio territorio, oltre a quello. E stanno spendendo un sacco di soldi. Però questa è una strada provinciale. È l'unico che collega, diciamo, il Tirreno alla Sicilia, insomma. Perché se si rompe qua, in autostrada non si ci può arrivare e non c'è un'altra via. C'era quella del ponte sul Savuto che è crollato il ponte, quindi siete messi bene, insomma. No, siamo messi malissimo, anche perché io non so cosa raccontare a chi telefona e già ho delle prenotazioni per la prossima estate. E sinceramente io mi sento umiliato. Perché guarda, io a me non mi è stato concesso nessun contributo. Io ho fatto l'emigrato in Germania dal 62 al 74, io sono un costruttore meccanico, stavo molto bene in quella terra, però essendo innamorato della mia, e la risposta poi è quella che vedete. E dopo 15 anni poi è tornato, i risparmi li ha investiti qui. E questo noi parzialmente abbiamo finito il 78, abbiamo iniziato aperto il 78, è sempre peggio, sempre o per l'inquinamento o per sempre peggio. E noi a casa mia parliamo 5 lingue, però turisti esteri non se ne vedono lo stesso. Non basta parlare le lingue quando la gestione del territorio è quella che è, miseramente. Si sente un po' deluso. Ma più che altro mortificato, offeso. Non so se rende l'idea. Perché io riesco a vivere con e senza l'albergo. Proviamo la mia terra. A me, dalla Germania, non mi ha mandato via nessuno. Se volete leggere il curriculum che io porto lì, mi ringraziano per l'esemplare lavoro svolto. Io sono un costruttore meccanico. Ero alla Lurghi, la Lurghi Costruzioni, che è una delle più grosse imprese tedesche di progettazione. Ripeto, guadagnava anche bene, credo. Prendevo tre stipendi d'operaio senza obbligo di timbrare l'entrata e l'uscita dell'ufficio. E quindi ha voglia stare bene lì, no? E poi? L'annessione della pompa di raffreddamento al reattore atomico che costruiva laghi l'ha fatto sottoscritto. E come si chiama di cognome? Oscar Nicoletti. Se vuole faccio vedere il curriculum della ditta, glielo porto. No, ma ci credo, per carità, lo sta dicendo in televisione, quindi. Abbiamo lavorato con mia moglie come delle bestie. Perché non è facile creare qualcosa, avendo, diciamo, sì, qualche risparmio, ma Dio mio, non era tanta. Lo Stato a noi non ci ha riconosciuto niente. Sì. Perciò che l'abbiamo dovuto fare con tanto amore. Io sono riuscito a portare qui la BMW negli anni 85-86, perché io parlo perfettamente il tedesco e non solo il tedesco. Comunque,
perché facevano le prove d'inverno con i prototipi della 1000, la motocicletta, quando hanno fatto i motori raffreddati ad acqua. Sono stati qui d'inverno in pieni. Ho fatto il presidente del circolo degli scacchi, che forse è il circolo più grosso da Napoli a scendere. Facciamo dei tornei internazionali, cioè dire, io voglio dire... Certo, sì, abbiamo capito quello che vuole dire. Lei la sua vita poi la voleva così, concretizzare qui imprenditorialmente, qui in Calabria. Questo problema io non ce l'ho, cioè dire, io non sono né pieno di debiti né in difficoltà. E chiude e sta tranquillo, certo. Ma capito, sono pure pensionato, a 70 anni è anche giusto, no? Però così gli dà un po' fastidio che siamo finiti in queste situazioni. C'è mia figlia che è una ragazza studiosa, mio figlio geologo, ha fatto... E ci vuole, c'è bisogno tanto di un geologo qui in casa. Sai dove lavora mio figlio? Al Museo delle Scienze a Piacenza. Che ha fatto un reparto tutto, un padiglione tutto suo con dei minerali che hanno avuto e adesso torna a Piacenza per fare il libretto, diciamo, che spiega, diciamo, quello che trovano in questo museo. Certo, perché dobbiamo emigrare, no? Perciò che non siamo, però ci sentiamo umiliati, offesi, umiliati, non tanto delusi, perché nella vita non bisogna spezzarsi tutto, hai capito? Certo. Però offesi sì, questo sì. Staremo a vedere. Grazie, in bocca al lupo per la sua attività. Comunque passerà il Giro d'Italia, quindi la rimettono in sesto, almeno questo, almeno fino a maggio. No, no, abbiamo avuto dei momenti che di notte dormivi con un solo orecchio e l'altro era, sentivi le onde, perché quando sono arrivati, hanno fatto i primi interventi, noi avevamo veramente paura. Non si amministra così un popolo, una regione bella come la nostra. Calabria in greco vuol dire bella terra, Calabria, hai capito? Vuol dire bella terra, solo che è abitata di gente non meritevole, almeno non tutti, ma una grossa parte. Vi ringrazio. Grazie. Arrivederci. È un problema anche perché dovesse verificarsi una chiusura totale di questa parte di strada, questa statale 18, è un problema perché mi ricollego ai servizi che noi abbiamo effettuato per quanto riguarda il ponte sul Savuto, cioè dalla parte di Nocera, della zona industriale qui di Amantea. Ecco, se il ponte sul Savuto non fosse caduto, allora se qui c'è un problema le macchine potrebbero passare da quell'altra parte, è un percorso alternativo. Invece il ponte sul Savuto, con i servizi che avete visto già nei giorni scorsi, è crollato da tempo, si sta pensando a poter recuperare questo ponte. La situazione è questa: se tra qualche giorno una successiva mareggiata rispetto a questa dovesse bloccare l'intera carreggiata, qui non si passa più, perché non c'è neanche la possibilità di andare sull'autostrada, perché l'autostrada, l'ultima uscita è Falerna, la prossima è Paola, e quindi prossima uscita, cioè il prossimo arrivo dall'autostrada è l'uscita di Cosenza e poi Paola, e quindi qui sarebbe veramente un problema. Ma è una questione piuttosto particolare che bisogna studiare a tavolino, i tecnici dovranno studiare, perché qui il mare prende, lascia, si riprende il suo territorio nel corso degli anni. Vi facciamo vedere queste immagini. Appunto, per farvi capire che il mare certe volte si riprende o lascia, come dicevo prima. Una decina di anni fa, forse anche più, c'era un altro palazzo come questo, un palazzo gemello, definiamolo così, strutturato, posizionato allo stesso livello. Bene, con le mareggiate, con l'avanzare del mare, una palazzina è crollata e l'altra no. Non sappiamo perché.
questo come curiosità, no? Ce n'erano due uguali e ne è rimasta una. Nel corso degli anni il mare da qui si è allontanato notevolmente, adesso ci sarà quasi un chilometro per arrivare al mare, quindi sulla riva. Una quindicina di anni fa il mare era proprio sotto di noi. Guardate quanto territorio poi ha lasciato, quindi quanta spiaggia. Questo cosa vogliamo dire? Per chiudere questo servizio, per chiudere queste immagini che abbiamo realizzato prima sulle frane e prima sulla costa tirrenica, su quello che sta accadendo sulla costa tirrenica, che sì, a volte è così, è la natura a decidere cosa fare e cosa non fare, ma molte volte complica di più la situazione, aumenta il disastro, aumenta l'effetto di quello che fa la natura, l'uomo con la sua incuria, l'imperizia o anche la mancanza di volontà negli anni, come è successo sulla costa tirrenica, cioè non ci si è affrettati, nonostante ci fossero i soldi, a mettere in sicurezza la strada. È tutto. Se volete contattarci, amici telespettatori, zoom@italianapress.it, siamo anche nella pagina Facebook e siamo anche su YouTube, Zoom Web Channel, lì troverete anche i servizi che noi abbiamo realizzato nelle scorse settimane. È tutto, a domani.